Grazie di essere venuti, grazie dell'invito e dell'iniziativa che è molto gradita, visti gli ospiti, e grazie anche dell'analisi molto gradita a me del professor Capozzi, che ha scritto insomma delle cose molto importanti che hanno contribuito, nella mia testa, insomma, a questo libro, quelli precedenti, e credo anche al prossimo, visto che siamo perfettamente d'accordo sull'origine gnostica e delle, non solo delle rivoluzioni, ma di tutto questo movimento, che è una forma di purificazione del mondo, una disinfezione del mondo. Oggi si presenta, come da un lato estremismo scientifico, e non ha nulla a che fare con la scienza, quello che abbiamo visto in questi 2 anni, a mio parere. La scienza è un metodo che si basa appunto sulla prova, sulla falsificazione, sull'analisi della realtà. Un altro conto è questa forma di gnosticismo scientifico in cui ci sono pochi eletti che debbono, appunto, illuminati dalla una scintilla divina, che devono in qualche maniera educare tutti gli altri per avere la salvezza e la promessa di una vita eterna, di un paradiso in terra, della guarigione da tutti i mali. E lo stesso vale per il politicamente corretto, che è un'altra forma di disinfezione della lingua, no? E del passato. E quelli che buttano giù le statue, che fanno? Prendono la. No? Prendono la storia e poi in qualche modo la purgano, la purificano, la disinfettano, no? Togliendo quelli che a loro avviso sono dei germi, dei batteri, dei virus, tutto ciò che è potenzialmente malato, per cui identifichiamo il razzista, identifichiamo il fascista, identifichiamo l'omofobo. E via dicendo, e arrivo qui al punto perché io, insomma, anche per motivi pratici, a un certo punto dovrò salutarvi, a mani in cuore. Conservare. Allora, già rispetto a questo libro, all'uscita di questo libro, sono avvenute una serie di cose intorno a noi piuttosto rilevanti. Allora, che cosa penso io? Detto in grande sintesi, che cosa c'è da conservare oggi? Beh, di questo mondo attuale sostanzialmente nulla. E io sono per piuttosto la sovversione di questa realtà che è posticcia, che è stata costruita ideologicamente, appunto, da tutte queste forme di gnosticismo rivoluzionario. E non c'è da fare, oggi spesso si dice dobbiamo fare la rivoluzione, no? Qui non c'è nessuna rivoluzione da fare, c'è una forza in realtà rivoluzionaria che viene dal mondo anglosassone, viene da lì e c'è un motivo preciso per cui viene da lì, e dei passaggi storici anche su cui probabilmente, anzi sicuramente il professore è più competente di me, ma che vengono dal puritanesimo, che vengono da tutte le forme gnostiche sopravvissute all'interno del protestantesimo, che poi formano l'ideologia americana, e non è un caso che certa sessuofobia femminista nasca lì, e non è un caso che questa ossessione burocratica, no, per i nomi, i pronomi, ministro, ministra, che ormai è dilagante, non, nulla, io dico solo, ieri mi è capitato mentre chiudevo il giornale di vedere una trasmissione su Tele Lombardia che parlava di delitti. Che c'entra? C'entra perché a un certo punto prende la parola una dottoressa che si occupa di chirurgia estetica e parlando di un transessuale che aveva commesso un delitto, quello famoso che faceva le iniezioni di silicone, una roba aberrante, l'ha chiamato quel signore. E il conduttore inalberato persino su Tele Lombardia, che ha un target di signori di una certa età, insomma, che guardano in particolare quel genere di programmi. E allora, se arriva persino lì il dibattito, no, ma quella è una donna, noi assistiamo in questi giorni a politici, per lo più americani e inglesi, che di fronte alla domanda definisca la richiesta, definisca una donna, non rispondono. E lo sanno tutti che cos'è una donna. No, biologicamente,
No, ha delle caratteristiche biologiche. Tra queste c'è l'assenza del pene, diciamoci, no? E invece no. Beh, sembra una stupidaggine, ma invece non è così. Perché io ho fatto fatica, cioè sono stato duramente attaccato in una trasmissione televisiva per aver detto che se uno ha un pene non è una donna. E invece stanno passando queste cose per cui anche gli uomini hanno le mestruazioni. Capite che è una sovversione. Di co cosa c'è da conservare di questa roba? Assolutamente niente. Niente. E infatti Monica Cirinnà qualche tempo fa ha sintetizzato perfettamente il nuovo credo: Dio, padre, famiglia uguale vita di merda. Perché poi queste cose rientrano, no? Noi, se, il professore è andato molto alto, però poi queste cose hanno una ricaduta, come in alto, così in basso, diciamo. Allora, come se ne esce? Il sovranismo, è stato un interessante tentativo di fondere tutto quello che era contro, visto che certe parole, dicevi prima, le parole non cambiano la realtà, ma un po' sì. L'idea che la parola cambi la realtà, che ci viene dai francesi, e poi dalla French Theory, no? Dai francesi ancora una volta portati negli Stati Uniti, adesso non vorrei essere troppo anti-americano. Anche se di questi tempi ne avrei molta voglia, ma l'idea è proprio questa, e per me, è la cosa di cui tratterò nel nuovo libro, in parte lo accenno qui, per me è una forma di magia nera, sempre per stare nel termine dell'agnosticismo, cioè si cambiano le parole come gli incantesimi, si prova a modificare la realtà con l'idea che sia tutto trasferito su un piano, su questo stato sottile che è quello del linguaggio. Loro agiscono in questa maniera, cambiano, individuano alcune parole che vanno appunto cancellate e disinfettate. Tra queste ci sono il nazionalismo che fa paura, no? Oggi c'è un popolo che combatte con una bandiera, il nome lo fa, di sicuro non lo fa per poter organizzare i gay pride a Kiev, si guarda qui una parte politica, guarda con ammirazione a una serie di atteggiamenti che ha sempre combattuto. Ostracizzato, cioè la bandiera, la patria, tutte queste cose da noi sono state quasi proibite a un certo punto nominare. E quindi il sovranismo aveva questa componente di dire: vabbè, facciamo una cosa diversa che però ci permette di utilizzare anche qualche cosa di glorioso che viene dal passato e soprattutto ci permette di avere un terreno comune su cui fondere delle istanze diverse, anche che vengano da un altro mondo, non solo da cosiddetta destra. Questa operazione, a mio avviso, è fallita nella pratica politica, perché una parte, diciamo, c'erano no? Due contraenti del contratto e uno dei due, a un certo momento, un po' per infiltrazioni di vario tipo, un po' per forse mancanza di prospettiva, ha scelto di. Ha fatto di tutto per andare da un'altra parte, oggi ne vediamo i risultati, vediamo che orientamento hanno. Va di moda conservatorismo. Questo libro è un tentativo di hackeraggio della parola conservatore. Se noi pensiamo oggi di portare il conservatorismo britannico o certe forme di conservatorismo americano, secondo me siamo ridicoli. Non fanno parte della nostra tradizione, non fanno parte della nostra cultura politica, hanno una specificità anglosassone che noi non possiamo, forse nemmeno comprendere del tutto. Rischiamo, al contrario, facendo molto i conservatori, di importare ulteriormente anche da destra cose che da lì arrivano che non fanno bene, cioè di schiacciarci troppo su una prospettiva americana che in realtà a noi non conviene tanto e non ci appartiene. Invece il conservatorismo che interessa a me è quello, come diceva prima Capozzi, delle cose vere. Cioè perché Dio, patria e famiglia sono importanti? Per un semplice fatto, perché sono veri. Cioè tutto il resto è posticcio. Questo è vero. Tant'è che anche il professor Capozzi l'ha descritto molto bene nel suo libro sull'autodistruzione dell'Occidente. Oggi siamo nel
nel momento dell'arrivo dei barbari, Ixunt leones, no? C'è una forza ruggente, una rivoluzione in corso che sta sovvertendo l'umanità, transumanesimo, postumanesimo, quello che vediamo messo in pratica tutti i giorni, per cui non c'è più Dio, c'è al massimo la natura, no? Sì, cioè, sì, l'ambiente, ma posto che anche questo è l'ambiente, quindi difendere l'ambiente non vuol dire nulla, però io dicevo la grande madre natura perché sono l'unica citazione, diciamo, trascendente che c'è nel libro Il Grande Reset di Klaus Schwab, no? Si conclude con queste parole. L'unica forma di divinità, tra virgolette, che cita è la madre natura. Sono nell'ultimo proprio capoverso. E quindi al massimo c'è questo, ci sono varie forme di feticismo e di concezioni magiche, appunto, della scienza, della tecnologia, di queste cose che stanno sovvertendo l'umanità. Quindi le scelte per me sono due: o si può scegliere di conservare ciò che è vero all'interno di piccole comunità, no? Un modello, diciamo, benedettino che Rod Dreher. Cioè noi ci chiudiamo, continuiamo a tenere viva, è un po' Cormac McCarthy, no? Il padre e la figlia in questo mondo il figlio in questo mondo desolato che restano i portatori di fuoco, fanno vivere la fiammella e poi qualcosa magari succederà. Oppure si cerca di portare tutti questi temi nell'azione politica, senza però solo giocare di retroguardia, e questo è un pochino più complicato. Io continuo a vedere, certo, l'iniziativa privata è fondamentale. Oggi, se non ci fosse il liberalismo oggi, la sconfitta di tutte queste idee, diciamo, conservatrici, tradizionaliste, sarebbe ancora maggiore. E allora, secondo me, oggi il liberalismo va di nuovo hackerato. Perché? Sul modello statunitense, perché permette delle piccole sfere, no? In cui queste comunità possono sopravvivere. Cioè, la grande contraddizione del liberalismo, che infatti il sistema neoliberale, neoliberista, chiamiamolo come volete, il sistema sembra ridicolo, però c'è un sistema, un potere prevalente, che non è dominante ancora, secondo me, ma è prevalente. Cerca di togliere questi spazi sempre di più. E invece, secondo me, il liberalismo ti permette di rivendicare la tua autonomia, no? La possibilità di fare ciò che tu ritieni giusto all'interno di una piccola sfera. È solo perché siamo un sistema liberale, in parte, che è concesso esprimere opinioni diverse. Ma il sistema neoliberale in sé non punta a lasciare spazi di libertà, diventa totalitario, è una forma di totalitarismo, sostenuta dagli spiriti animali del mercato, perché se oggi vediamo che cosa sta succedendo, chi sono i primi, io non voglio parlare delle ragioni della guerra in Ucraina, perché se no, però come in tutte queste cause, diciamo, a un certo momento c'è una causa prevalente, la causa che va combattuta. Che può essere il DDL Zan, che può essere il sostegno all'Ucraina, che può essere Black Lives Matter prima, o il Covid, su qualunque cosa c'è una versione prevalente che dice questa cosa si affronta così, devi pensare questo a proposito di questo argomento. Chi sono i primi che promuovono? Coca-Cola, banche, assicurazioni, Netflix. Esatto, questa roba qui, il capitalismo gnostico, infatti. Gli illuminati, i risvegliati, quello Disney, quelli che hanno preso la pillolina, cos'era, rosso o blu di Matrix, no? Prendi la pillolina, citato da Elon Musk, al quale oggi, attenzione, attenzione a questo signore, grande attenzione, perché Elon Musk, nipote di un signore che era tra i fondatori, i promotori di una setta che si chiamava Technocracy. E che voleva la tecnocrazia, no? In funzione antisocialista, ma alla fine poi sempre lì si va a parare. Oggi quel tipo di capitalismo ha realizzato il comunismo con altri mezzi. E infatti io non lo chiamo più, avrei un'altra definizione, non neoliberismo che fa un po' Naomi Klein, però
me è liberismo reale. Come esisteva il socialismo reale, cioè esisteva il socialismo nei testi, e poi quello nella realtà, che era l'Unione, era il modello concentrazionario sovietico, questo è il liberalismo reale. Più Scusami, lo libero. chiamerei dirigismo cinese, cioè capitalismo. Diventano sempre più. Secondo me però è una forza contraria, non so come dire, io lascerei fuori i cinesi, i quali invece fanno delle cose molto interessanti e su cui dovremmo secondo me abbattere tanti pregiudizi. Per esempio, uno degli ultimi scritti del leader Xi è basato proprio sulla triade Dio, Patria e Famiglia. A un certo punto hanno smesso quella politica del figlio unico, hanno rilanciato il patriottismo, l'idea nazionale, cioè tu devi essere. Hanno un programma che si chiama Autostima Culturale. Cioè, è un programma che se non lo facessero in Cina e lo facessero qui, io lo firmerei domani mattina. Hanno ripreso la tradizione, in particolare quella confuciana. Quindi hanno sostanzialmente cancellato il socialismo e ripreso una forma di, sì, dirigismo statale, certo, basato su una meritocrazia politica, che alla fine funziona. Funziona meglio che il nostro sistema? Non lo so, però forse lo potremmo confrontare. Dice, ma i cinesi sono una dittatura. Ok. Noi? Ancora no. Ma fra 10 anni? Cioè, guardate cosa succede nei talk show, perché ha parlato un signore russo, un ministro. Guardate cosa succederà agli amici polacchi quando finirà questa ubriacatura e poi ritorneranno a essere quelli cattivi omofobi di prima. Pensate cosa succederà qui quando le aziende diranno: vuoi lavorare con noi? Allora devi sottoscrivere il codice etico di questo che poi ti obbliga a essere favorevole, no, alla pillola abortiva, piuttosto ogni roba, da Greta Thunberg. E questo grumo di totalitario che il mercato lasciato libero sostiene. È inevitabile. E lo spinge perché non vuole la libertà, ma vuole il monopolio, è nella sua natura. E allora, questo non vuol dire abbattere il mercato e sostituirlo con un altro sistema, ma di fronte a questa rivoluzione, le cose sono due, a mio parere. O si resta nel monastero, si aspetta che l'onda passi, se passa, perché non è detto che passi, perché i prossimi che verranno a cercare non sono, adesso c'è il fascista, ma poi dopo sarà il cristiano, molto presto sarà il cristiano. Oggi già leggevo sulla stampa, su Repubblica, perché negli Stati Uniti si sta giustamente parlando dell'aborto, se ne potrà parlare. Medioevo americano. Peraltro. Cioè, e questo, di fronte a questa roba qui, come reagisci? E io credo che a questo punto la prospettiva sovranista, ma con un nome diverso, però resti valida. Ci sono forze da ogni direzione che si oppongono, reagiscono. Anche reazione è una parola che oggi non si può dire, è un po' vecchia, no? Però l'idea è proprio questa. Cioè, tutte le forze che sono contro in questa fase vanno bene. Perché altrimenti non resta più nulla. Altrimenti questa disinfezione che viene portata avanti cancellerà tutto. E guardate che è inutile fare compromessi, e qui lo dico così dopo non mi invitate più a niente, lo dico molto sentitamente, no, da cittadino, non nel senso illuminista del termine, ma cioè, o torniamo indietro nel tempo, eliminiamo Cartesio e abbiamo risolto il problema. Oppure fare compromessi con questo sistema qui non serve a nulla, perché una volta che tu gli hai concesso tanto così, quello si prende di più. Una volta che ti hanno costretto a liberarti,
degli omofobi, dei fascisti, dei razzisti. Fatta la prima scrematura, poi si alza l'asticella. E dopo ti chiedono dell'altro, e poi dell'altro, e poi dell'altro ancora, fino a che non ci sarà l'uniformità totale e totalitaria, che è l'unica, che è quella dove tende questo sistema. Perché se solo gli eletti possono salvarsi, la rivelazione è quella lì. La rivelazione è che devi essere pro-LGBT, ecologista, a favore di un multiculturalismo ridicolo. Non c'è via d'uscita. E piano piano scremeranno tutto. E chi pensa che questa cosa si possa riformare in qualche maniera, no? Secondo me sbaglia largamente. E viene triturato in realtà dal sistema. Viene prima svuotato di senso, costretto a prendere la sua identità, e poi comunque espulso. E succede regolarmente a tutti i movimenti più o meno conservatori, più o meno che si oppongono, no? Il tentativo è sempre lo stesso. Ti dico che per avvicinarti alla gestione del potere devi fare dei compromessi, te li impongo di feroci, li uso per sfinirti e poi alla fine comando comunque io. Questo è il tentativo. Quindi io ho cercato di mettere insieme, secondo me, due o tre punti centrali che sono le cose basiche, no? E che si possono conservare, e chiudo perché sennò facciamo tardi. Che si devono conservare perché anche senza il nostro intervento restano. Cioè, anche se noi non facciamo nulla, Dio, padre e famiglia sono idee di cui l'essere umano ha bisogno e sopravvivono. Quando io vedo che c'è qui Sasso con cui facciamo tante cose sulla scuola, no? E io vado delle volte nelle scuole a provincia di, quando mi fanno entrare non mi cacciano, vedo delle situazioni aberranti, cioè dei ragazzini che non sanno scrivere in italiano o che scrivono come i miei compagni scrivevano cioè, ci sarebbe da fare, insomma, però questi ragazzini sono gli stessi che poi si appassionano per esempio a Gomorra. Dice, cosa c'è di buono in Gomorra? In Gomorra c'è un sacco di buono. In Gomorra c'è un'idea verticale di comunità, di coraggio, di combattimento, tutti insieme per dei valori sbagliati, cioè l'arricchimento, la mafia, questo. Ma quello che affascina questi ragazzi qui, che magari sono perduti, sono questi valori forti. L'idea verticale, la comunità, il fare qualcosa per il tuo leader, per i tuoi fratelli che stanno vicino. E questa è una roba incredibile, è un legame tribale. Allora, se noi vogliamo evitare che un mondo di tribù che combattono tipo Mad Max una contro le altre, dobbiamo capire che lì dentro c'è una forza. E non avere paura di tutti questi nuovi modelli di comunicazione, spiegare a questi ragazzi che quello che trovano di buono nella tribù è meglio se viene ampliato, è meglio se viene riportato sulla giusta strada, che è quella lì, Dio, padre e famiglia. Altrimenti ognuno, finiamo che ognuno adora il suo Manitou e ci facciamo la guerra. Questo è un po' il senso del libro, quello che, insomma, mi piacerebbe lasciare e eventualmente discutere con voi.